l'industria dei combustibili fossili regge un'infrastruttura di lavoro senza la quale le nostre società collasserebbero. Quindi non si tratta di compiere dei percorsi che richiedono solo la volontà politica, bisogna spostare il sistema. Infatti, si parla di transizione. La transizione richiederà dei tempi importanti. Ciao a tutti, siamo qui per un'altra puntata del podcast di Rethinking Climate per capire appunto come comunichiamo i temi ambientali. Oggi abbiamo l'onore di avere con noi Antonio Cianciullo, grazie di essere parte dei nostri. Grazie Antonio Cianciullo, giornalista e scrittore, lei ha oltre 30 anni che appunto scrive di temi ambientali per la Repubblica, partecipando anche ai principali appuntamenti internazionali. Attualmente lei è responsabile di Terra, il canale dell'ambiente di The Huffington Post. Ha scritto parecchi libri che magari potremmo trattare nel corso della nostra intervista, però magari iniziamo sull'appunto come è nato il suo interesse, visto che pare sia un tema giovane, negli ultimi anni ha preso un po' il picco, ma in realtà sono parecchi anni che avremmo dovuto interessarsi, diciamo, di questo argomento e lei appunto sono 30 anni che lo svolge. Come mai questo suo interesse e come ha anche cambiato l'approccio a questa tematica? Ma non è una vocazione, ecco. È nato da una caratteristica che forse è anche abbastanza giornalistica, che è quella della curiosità. Era il 1980, io mi occupavo di tutt'altro, facevo già il giornalista, avevo fatto il giornalista per la cosiddetta Bianca, che sono le materie di interesse sociale, avevo fatto anche il giudiziario, avevo fatto varie cose nell'ambito del giornalismo, e a un certo punto irrompe nella scena. Questo irrompe, lo diciamo oggi, all'epoca si vede una piccolissima novità, era questa la definizione più giusta, di un ambientalismo urbano che si affaccia sulla scena. C'era già stato l'ambientalismo culturale, storico-artistico di Italia Nostra, c'era già stato l'ambientalismo principalmente volto alla difesa della natura del WWF, ma nel 1980 fa l'ingresso sulla scena che oggi potremmo definire politica, sulla scena sociale, l'ambientalismo di chi cerca di coniugare il tema della difesa dell'ambiente con il tema dello sviluppo tecnologico della società, del suo senso di marcia. Quindi non soltanto proteggere, ma orientare la crescita. Questa è la grande differenza. E ancora oggi questa differenza di approccio si vede. Io non penso che sia sbagliato l'approccio di chi decide che proteggere è una priorità. Credo però che per rendere efficace questo scopo occorra interagire con il mondo della produttività, altrimenti si resta minoranza e diventa una nobile bandiera, una nobile causa destinata alla sconfitta. Molto interessante quello che dice perché generalmente non vedo molto nelle narrative del media l'idea della crescita o di crescita, cosa che invece tra economisti, come lei ben sa, è un argomento molto frequentemente menzionato anche quando si tratta di produzione, quindi fino a che punto possiamo noi economicamente crescere senza nuocere o se è possibile anche. Lei cosa ne pensa di questo? È una discussione che dura da 50 anni, perché esattamente 50 anni fa, nel 1972, uscì il famosissimo rapporto del Club di Roma, Esatto. che in inglese è The Limit of Growth. Questo growth che oggi sappiamo dover essere tradotto con, noi abbiamo usato i limiti dello sviluppo, che invece sono i limiti della crescita. E la differenza è questa, la crescita è quantitativa e non può che trovare un limite nei limiti fisici dell'universo, non è negoziabile, perché le leggi della fisica e della chimica non sono negoziabili. Noi abbiamo un mondo, una vita che da 3 miliardi di anni si è organizzata in un certo modo. Noi questo modo non lo possiamo cambiare,
ma possiamo organizzarci comprendendo la logica dello sviluppo per avere noi stessi uno sviluppo che può sì diventare potenzialmente illimitato se si applica un ambito immateriale. Questa è la grande sfida. Cioè, la mente umana può avere una espansione potenzialmente infinita di conoscenza e di apprendimento, di produzione di bellezza, perché tutto ciò è immateriale. Ma se noi pensiamo invece di espandere il numero delle macchine all'infinito, abbiamo scoperto che abbiamo già sbattuto contro il muro. Allora, la differenza tra sviluppo e crescita, ecco perché già all'epoca I limiti dello sviluppo fu un titolo sbagliato, doveva essere intitolato I limiti della crescita. Ma sembrano due sinonimi ad alcuni, non sono sinonimi. Dietro c'è un universo di interpretazione del reale che è un po' complicato da spiegare. E questo è infatti il problema dell'ambientalismo in un senso più efficace, non voglio dire più alto. È proprio il dover veicolare, questa è la vera sfida oggi poi della comunicazione, dover veicolare concetti complessi, infatti si dice che c'è un approccio olistico, un approccio no, che tiene conto di molte variabili, e questo è giusto, è indispensabile nell'analisi. Io però quando ho fatto questa analisi, poi devo tradurla in una maniera in cui io devo riuscire in 20 secondi a farmi capire da tutti. Se riesco a fare questo, bene. Se non ci riesco, ho perso. E questa sfida, però, in questi termini, viene posta da pochi, perché la maggior parte di quelli che si occupano intensamente di ambiente, che ne sanno parecchio, ci mettono tre libri a dire quello che pensano. Quegli altri, invece, che vogliono vendere un prodotto di greenwashing, sono bravissimi. E in 20 secondi ti raccontano una favola falsa. Allora, dobbiamo raccontare le favole vere per smentire quelle false. Se noi scriviamo i libri per smentire le favole false, siamo condannati alla sconfitta perenne. Ma questa sfida com'è cambiata nei suoi 30 anni di esperienza? È cambiata moltissimo e per molti versi anche in meglio. Non dobbiamo pensare che le cose vanno sempre peggio perché non è vero. L'ambientalismo, quando si è affacciato sulla scena, era una comparsa, era, diciamo, valeva più o meno come la rubrica di giardinaggio, fermo restando che il giardinaggio è importante perché fare del bel più buon giardinaggio, sono dei libri filosofi del giardinaggio, quindi ho la massima stima del giardinaggio, però spesso viene inteso in maniera riduttiva, diciamo così. E l'ambientalismo e le questioni ambientali venivano intese nello stesso modo. Oggi la situazione è radicalmente diversa. Oggi interi comparti del mondo produttivo e finanziario hanno compreso che per difendere i loro interessi, non gli interessi del pianeta, non gli interessi di popoli che stanno a 10.000 km da noi, non gli interessi di quelli che vivranno tra 8 generazioni, che sono pure cause nobili che vanno difese, ma che per la maggior parte della gente non sono prioritari. No, gli interessi immediati oggi la maggioranza della popolazione dipendono dal fatto di riuscire, per esempio, a contrastare in modo efficace la crisi climatica. Questo è un elemento di verità, un fatto che chi fa finanza sta cominciando a cogliere. Tant'è vero che gli investimenti nel mondo della finanza tendono a spostarsi verso la sostenibilità, che poi bisogna intendersi su che cos'è la sostenibilità, perché è la maniera migliore per proteggere i capitali. Cioè, se io faccio un investimento, facciamo conto, in una centrale a carbone, che sì, adesso andrà pure per la maggiore per i prossimi mesi, per via della guerra in Ucraina, ma certo mi pare difficile che si possa continuare a investire sul carbone a lungo, evitando di finire sott'acqua in tempi rapidi. Quindi gli investimenti nel carbone hanno un tempo breve. Se io ho dei soldi, gestisco dei soldi perché sono un fondo di investimento, mi conviene metterli in una struttura i cui problemi impliciti ed espliciti sono destinati a crescere, oppure mi conviene investire in impianti come quelli delle rinnovabili, dell'efficienza, dell'economia circolare,
che godo di un consenso crescente e che sono in linea con le scelte dei settori più avanzati del mondo politico e tecnologico, è una domanda retorica naturalmente. E infatti la maggior parte degli investimenti, la maggior parte, una quota crescente, diciamo, degli investimenti sta andando nella direzione giusta. Il problema è che tanti altri continuano ad andare nella direzione sbagliata. Certo, però vediamo l'impegno dell'Unione Europea anche con la tassonomia di cercare di portare anche con i green bonds un po' i fondi verso attività che siano in maniera ambientale, sostenibile in quell'ambito lì. Ma Abbiamo fatto quello però un che. esempio con la tassonomia, interrompo perché la tassonomia Sicuri. è un elemento importante. Certo. Allora, sulla tassonomia è evidente che se io parlo di un'attività ad alto impatto ambientale non c'è materia di discussione. Ma se io parlo di gas e nucleare, c'è materia di discussione, perché il gas è il combustibile della transizione, per esempio, cioè è il meno inquinante dei combustibili fossili. Negli scenari anche degli ambientalisti, il gas ha un ruolo nei prossimi decenni. Diciamo gli scenari della IEA, che è l'Agenzia Internazionale per l'Energia, che è l'ente più autorevole in materia, cosa dice? Dice che il gas avrà ancora un ruolo nei prossimi decenni, come peraltro anche dei combustibili fossili, ma che questo ruolo è in rapida decrescita, perché l'Unione Europea, per esempio, indica il traguardo della decarbonizzazione al 2050, che è praticamente domani in termini industriali. Ecco, allora, in questo quadro è ragionevole, per esempio, per un paese come l'Italia, che ha già un'importante quota di produzione da gas, rafforzare sensibilmente i suoi investimenti nel gas, quindi con infrastrutture che poi dureranno ancora per decenni, oppure bisogna investire la gran parte di questi fondi importanti, come il PNRR, in strutture che hanno un ruolo crescente nei prossimi decenni? E questa domanda, che io pongo in una maniera che sembra dare una risposta scontata, in realtà evidentemente è posta anche con altre sfumature, anche se poi i temi sono questi, si tratta di pesare più o meno le varie componenti, tant'è vero che l'Unione Europea, alla vigilia della guerra in Ucraina, ha deciso che il gas era un combustibile da transizione, col senno di poi, forse non è stata la scelta migliore. Migliore, no, certo. Ecco, Infatti ci ha sono un sacco di deciso anche. petizioni che vorrebbero togliere queste terminologie nella tassonomia, certo. Esatto, e per il nucleare, che è una forma di produzione di energia elettrica con bassa o nulla, a seconda di come si interpreta, produzione di anidride carbonica. Tuttavia ci sono gli altri ben noti problemi del nucleare e Certo. quindi anche questo è molto discutibile, considerarlo sostenibile, perché in Ucraina, per rimanere nel tema, hanno avuto una prova nel 1986 del fatto che tanto sostenibile il nucleare non è. Dopodiché noi abbiamo provato dopo anni a fare un referendum, evidentemente quando il fronte filonucleare prova a fare un referendum, deve avere una sorte aperta, nel senso una congiunzione astrale sfavorevole, perché immediatamente è arrivata Fukushima che ha ribadito l'incidente di Fukushima il fatto che purtroppo questa è una tecnologia che presenta un rischio e che è quantitativamente ridotto, cioè gli incidenti sono pochi, ma le conseguenze sono molto gravi. Si dice che è un rischio che tende a zero con conseguenze che tendono all'infinito. Questa è la formula per spiegare il rischio nucleare. E quindi ognuno poi, in base a questa formula che è incontrovertibile, dà le sue valutazioni. Aggiungo soltanto il fatto che le stime di rischio che stanno nei testi, nella Bibbia dei nuclearisti, le persone che considerano questa scelta giusta, sono stati poi smentiti dai fatti. Cioè il numero degli incidenti è stato più alto, facendo il calcolo di quanti reattori ci stanno nel mondo di quelle che erano le previsioni. Mi porta un po' alla domanda un po' successiva. Si discute sempre dell'essere, diciamo,
Stare attenti anche alle tematiche, il come si approcciano l'uno all'altro, quindi l'importanza comunque di non escludere mai un tema paragonato a un altro, come può essere appunto il nucleare, perché informare il pubblico anche di quello che tra virgolette noi possiamo considerare scomodo invece è fondamentale. Lei che cosa ne pensa e secondo lei come stiamo approcciando tutte queste difficoltà quando si tratta dei temi ambientali? L'errore più comune è quello di affrontare un singolo problema ambientale in maniera isolata. Prendiamo il tema dell'acqua, facciamo l'esempio dell'acqua. Allora, adesso che ci sia un problema di siccità crescente, insomma, questo lo dico da anni, anche qui diceva FAO, cioè, lo dico alle massime istituzioni, parliamo di fatti che sono acclarati dalle massime istituzioni di ricerca e anche di organizzazione sociale e politica a livello internazionale. Sappiamo che secondo la FAO circa un terzo del suolo è degradato, in Italia pure questa percentuale è piuttosto alta, sta oltre un quarto della superficie. Cosa possiamo fare? Possiamo costruire in basi un po' più grandi? Sì, possiamo costruire in basi un po' più grandi, fermo restando che gli invasi comunque comportano anche una impermeabilizzazione ulteriore del territorio, quindi rappresentano anche un elemento di rischio oltre che un'utilità. Possiamo rendere un po' più efficiente il sistema? Certamente, dobbiamo rendere più efficiente il sistema, possiamo tappare i buchi degli acquedotti, per bacco, perdono un terzo, almeno un terzo del trasporto, vogliamo buttare un terzo dell'acqua, però l'acqua che trasportiamo negli acquedotti è un decimo dei consumi totali. Allora, è sacrosanto riparare gli acquedotti e dotarli di anche sistemi più avanzati che consentono, ad esempio, la manutenzione preventiva delle strutture. Però il nodo non è questo. Il nodo è che noi consumiamo acqua a tavola e non perché la beviamo, ma perché la mangiamo. Perché una fiorentina costa 8.000 litri d'acqua. Una bistecca fiorentina da mezzo chilo costa 8.000 litri d'acqua, sono 200 docce da 3 minuti. E allora noi vogliamo vietare la carne. Per carità, io faccio sommessamente notare che secondo l'Organizzazione Mondiale di Sanità, oltre una certa età, che non sono gli 80 anni, ma che è molto prima, sarebbe bene ridurre il consumo di carne, perché uno dei problemi delle società occidentali è un abuso della carne. Quindi, diciamo così, una riduzione dei consumi di carne non può che farci bene a noi che ne mangiamo troppa, certo, c'è chi ne mangia Altre troppo poco, motivazioni, naturalmente. certo. Ecco, e se poi questa carne non fosse gonfiata di antibiotici e di medicinali che somministriamo agli animali in dosi massicce, visto che teniamo in condizioni che qui la loro sopravvivenza sarebbe altrimenti impossibile, condizioni sostanzialmente di estremo disagio, per usare un eufemismo. Ecco, allora avremo anche la carne più sana, quindi meno carne e più sana non può che fare bene a noi come specie. E inoltre fa anche bene al pianeta, perché gran parte dei cereali servono a sostenere gli allevamenti. Come la soia, Allora, che sappiamo. come la soia, gran parte dell'acqua va per questo. Allora, Certo. possiamo parlare di risparmio di acqua senza parlare di come mangiamo? No, non lo possiamo fare. Ce lo facciamo, ma perdiamo la battaglia. E poi quest'acqua come la scaldiamo? Vabbè, la possiamo scaldare a casa per farci la pasta, ma la scaldiamo anche nelle centrali per ricavarne vapore. E come la scaldiamo quest'acqua? La vogliamo scaldare ancora con i combustibili fossili? E allora i combustibili fossili alimentano la crisi climatica che alimenta la siccità. Allora non si può pensare di risparmiare veramente acqua se non si affronta il tema dell'energia e dell'alimentazione. Lo Certo. facciamo normalmente quando parliamo di acqua? No. No, E anche allora, perché molte conferenze di esperti sono molto sezionate, cioè lei va a una conferenza di un tema A, trova esperti di tema solo A, non è che trova effettivamente magari anche degli esperti che sanno parlare di questo tema, cosa che magari mi porta alla mia ultima domanda. Nel ultima 2012 domanda. lei affronta un tema nella dark economy dove è quello dei rifiuti in particolare, ma lì mi porta anche alla discussione che non è recente, quindi noi parliamo di rifiuti illeciti adesso come se fosse qualcosa che non se ne parlava 20 anni fa.
Ma lì mi domando come possiamo spingere un po' la volontà di essere più trasparenti e onesti, quelli che sono anche tra gli attori, quindi non solo parlo appuntando il dito solo alle industrie o ai politici, ma qui anche noi cittadini, ma come possiamo affrontare questi discorsi? Ripeto, sempre con l'idea scomoda, ma questo vedendolo più dal lato onestà e trasparenza. Ecco. Per me bisogna costruire un sistema di convenienze più adatto ai nostri reali bisogni, perché finché inquinare è più conveniente che fare le cose per bene, ci sarà sempre una larghissima parte, come vogliamo dire la maggioranza, della popolazione che tende a inquinare perché segue il suo interesse. Ma questo interesse non è un interesse naturale, per così dire, che viene dall'organizzazione spontanea, viene dal fatto che le forme di inquinamento sono ancora premiate. Tant'è vero che il Ministero dell'Ambiente italiano calcola che ci stanno 19 miliardi che ogni anno vengono dati ad attività ad alto impatto ambientale. Cioè noi spendiamo per sostenere il sistema dei combustibili fossili, che è la nostra principale preoccupazione di sopravvivenza come specie, all'incirca 500 miliardi l'anno, la cifra varia un po' da anno a anno, ma l'ordine di grandezza sono centinaia di miliardi di dollari che vengono spesi per questo. Se consideriamo anche i danni che producono i combustibili fossili, si deve raggiungere uno zero. Ecco, quindi questo è l'ordine di grandezza del sistema pubblico, centinaia di miliardi di dollari, di euro all'anno di sostegni e migliaia per i danni che noi paghiamo per alimentare questo sistema. Naturalmente oggi non si può da un momento all'altro pensare di abolire i combustibili fossili, perché l'industria dei combustibili fossili regge un'infrastruttura di lavoro senza la quale le nostre società collasserebbero. Quindi non si tratta di compiere dei percorsi che richiedono solo la volontà politica, bisogna spostare il sistema. Infatti, si parla di transizione. La transizione richiederà dei tempi importanti, perché è come il passaggio dall'energia animale all'energia dei fossili, che tra l'altro in questi 2 secoli che abbiamo vissuto con l'energia fossile, abbiamo ricevuto enormi vantaggi oltre ai danni, altrimenti non l'avremmo fatto. Ci sono sempre dei vantaggi che noi riceviamo. Il punto è di accettare il fatto che ci sono questi vantaggi, calcolarli e che il consenso deriva da questi vantaggi e costruire dei sistemi che mantengano i vantaggi, aggiungendo però dei nuovi benefici. Cioè noi dobbiamo andare a una transizione in cui la vita sia migliore, non peggiore, perché altrimenti non ce la faremo mai. Così come la vita complessivamente per i 2 secoli dei combustibili fossili è stata migliore della vita in cui questi combustibili non c'erano. Noi abbiamo fatto dei progressi. Oggi scopriamo che questi progressi ci stanno comportando un rischio e un costo molto alto. Non lo sapevamo quando abbiamo fatto questa scelta. Adesso lo sappiamo, abbiamo gli strumenti per mantenere i benefici che abbiamo ereditato da questi 2 secoli, però depurandoli dei rischi, o di gran parte dei rischi, perché il rischio zero non esiste, e aggiungendo dei nuovi benefici. È una transizione che va condotta con una mentalità anche imprenditoriale. E ci vuole questa congiunzione che in una parte del mondo, ripeto, imprenditoriale e finanziario, in una parte di questo mondo è già chiara. È meno chiara, secondo me, per l'opinione pubblica ed è anche meno chiara per la classe politica, soprattutto in Italia, direi. Perché Ma secondo lei perché? c'è un ancoraggio al vecchio, perché noi siamo un paese che vive molto del suo retaggio culturale, che è poco propenso a un approccio realmente innovativo e che ha anche un sistema imprenditoriale poco dinamico. Cioè, fatto di piccole e medie imprese molto dinamiche, molto capaci, ma con un sistema. Però il mercato lo orientano soprattutto i grandi gruppi. Questo tipo di imprese in Italia tende ad essere, anche con molte, ci sono molte eccezioni, tende ad essere piuttosto statico. E quindi abbiamo un sistema che si sta imballando nella parte decisionale. A fronte di una dinamica,
sia pure contraddittoria, del tessuto produttivo che potrebbe portare invece a risultati estremamente interessanti e ridare una grande capacità di competitività a un paese che negli ultimi anni ha perso queste quote importanti di produttività. Quindi è una bella sfida per tutti, ma per l'Italia in modo particolare. E per chiudere, magari un consiglio ai nostri ascoltatori sul come possiamo affrontare questa sfida, visto che maggiormente nella comunicazione l'idea è quella di chiudere su quello che in inglese si chiama una call to action. Quindi, come parlavamo di esperti che discutono dei vari problemi, ma poi alla sostanza mi piace sapere io nella vita di tutti i giorni quello che posso fare. Quindi, lei che messaggio breve vuole lasciarci? Divertirsi, bisogna costruire le azioni in modo che siano divertenti e che sempre più gente voglia farle perché piacciono. Bene, direi che è un'ottima conclusione, quindi invito i nostri ascoltatori ad ascoltare le altre nostre puntate. Ci trovano sui social media e ringrazio il nostro ospite di oggi. Grazie a voi, arrivederci. Grazie.